Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo alla collina di Prato, comune di Vaiano, località Schignano, e da qui vi porterò a fare uno dei sentieri storici per quanto riguarda la mountain bike del comune di Prato. Il famoso sentiero Aurora, che fino ad ora avevo tralasciato. Beh, ce lo facciamo in questa stagione invernale. Prendiamo a destra quando arriviamo su alla collina, un breve tratto di asfalto. Si trova subito dopo l'ingresso nel bosco qui a destra, in concomitanza anche del sentiero 10. L'Aurora è un sentiero piuttosto vario, perché al fango iniziale poi si alterna tanta pietra. Qui il sentiero coincide con un sentiero podistico denominato il tramonto di un'alba, il nome è tratto dal famoso sentiero che veniva usato dai partigiani per scendere in città durante la Seconda Guerra Mondiale. Ok, si pedala e poi si arriva in un tratto in discesa. Fango, speriamo sia andato sulla telecamera. Si pedala si alternano tratti pianeggianti a tratti di discesa. Oh, del legno in mezzo. Ancora si ripedala. I rilanci sono piuttosto comuni. Ora si inizia il tratto forse più tecnico della parte alta. Sera, ciao! Credo mi volesse sparare. Rilancino. Tratto in leggera salita. Oh.
continuo a pedalare. Si va a destra, si poteva andare anche a sinistra. Hanno tolto finalmente il grosso pino che era caduto. Questa è la parte più pietrosa. Ok, qui è stato buttato il sale in terra, quindi le temperature vuol dire che sono abbastanza rigide. E qua siamo al cimitero di Cerreto, il piccolo cimitero di Cerreto. Adesso andiamo a sinistra. Se vedete ci sono ancora le segnalazioni, il tramonto di una casa. Qui situazione è piuttosto sassosa, si pedala, ok, è fine del secondo tratto. Ora si potrebbe scendere da questa parte andando verso Villa Fiorita. Qui sono ancora sale e scendi e tantissimi sassi, o se no la parte che viene preferita da bikers, che prevede un pezzettino di asfalto e poi la famosa oliveta dell'Aurora che ci porterà nell'abitato di Figline. Dovrebbe fare doppia la maschera per lì sotto. Io non li ho dietro. Ok, questo è il pezzettino d'asfalto, vi dicevo. Sull'asfalto bisogna sempre fare molta attenzione perché spesso e volentieri gli automobilisti non considerano il fatto che ci sia gente che può scendere con la bicicletta. Ok, e qui c'è l'inizio della famosa oliveta. Thank you.
Praticamente sto andando alla cieca perché si vede poco o nulla contro il sole così, cazzo. Ecco, forse meglio un'ombra. Leggera pietraia. Ecco, ora si entra nella parte più tecnica dell'ultimo tratto, quella caratterizzata da dei grossi scalini. Eccoli qua. Occhio all'albero. E qui ci sono un po' di radici, alberi. Ok, radiciaia. Vedete, ci sono tante tracce di ciclisti. E siamo praticamente al termine del sentiero. E qui siamo al cimitero di Figline. Attraversamento del fiume Ciattolino. Ok. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e sia venuto, che nessun schizzo di fango si sia depositato sulla telecamera. Vabbè, per questa volta è tutto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete avere ancora contenuti riguardo discese mountain bike, e ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao ragazzi, ciao.